Ok ragazzi, si continua. Oggi stanno arrivando Vietcong, forse perché hanno sentito il bordello che avevamo fatto nella parte precedente. Ok. Allora, fammi vedere la mappa, adesso controlliamo un attimino. Oh, bene, c'è una struttura qui. C'è l'accendino da prendere, anzi. Però io non ho più munizioni, devo assolutamente trovare altre frecce. Chip e chop mi stanno solo creando problemi. Questi video li sto registrando uno dietro l'altro, ragazzi. Quindi, se mi state dando consigli, non posso seguirvi. Che bel bombardamento! Ok, muto. Ti prego. Oh, frecce, Dio, grazie, Dio, grazie. Dio grazie, Dio grazie. Uno spasso qui. Bella lì. Ho anticipato troppo il colpo. C'è un giaguaro lì, no? Ok, dovrebbe esserci un cadavere qua intorno. Cercate un cadavere di un povero pilota. Grazie Dio. Precipitato nelle vicinanze. Eccolo. Che bene. Cosa abbiamo di gustoso? Qua dovrebbe esserci un altro villaggio. Dovrebbe esserci, non lo so, stronzetti, chiamiamoli così. Non è vero, in realtà forse non Cowboy, abbiamo saranno compagnia. tanti let's play oltre a questo. Sai che siamo già a fine mappa. Ma non vedo nessuno però. Un villaggio di pescatori, magari non sono dei cattivoni. Campi di Nord Vietnamite, bene. Vediamo la situazione da qua. Ma ci sono parecchi allarmi, eh. Cristo santo, fa vedere la mappa. Tenere il controllo da Trang. Che un bombardamento ci stava troppo. No, cioè, ci faccio qui non li voglio. O dovrebbero rimanere qua, mo, eh. Ok. No, no, sto meglio da solo, non posso averli attorno. Creano casino e basta, mi dispiace. Ma con calma ci avviciniamo. Che bella, guardate che fighe le foglie così. Ah. Io ce lo metterei un bellissimo alligatore. Un tipo lì che accucciato. Ok, nella torre non c'era nessuno. Questa qui non sta facendo un cazzo. Con calma. A colpi di bambù li ammazziamo tutti. Ok. Comandante nordvietnamita. Ok, è uno dei nostri. Qui stanno buttando cadaveri. Col cane. Andata. Porco Giuda. Qui c'è un altro allarme. Vedete che senza di loro in mezzo alle balle gioco molto meglio. Ci vuole molto, eh. Vi impegnate di più, vi preoccupate solo. Merda, l'hanno colpito? Mi hanno sparato. Aspetta un attimo, quanto resiste ancora? Aspetta, preferisco prendere le spalle, insomma. Python 2-5, comandante nord vietnamita neutralizzato. Cacchio, vieni. Rianimo. Ehi, cowboy, ha sempre
resa comoda. Joker, ho fatto più in fretta che potevo. Forza, andiamo. Python 2-5, trasmetto alla cieca. Lo specialista Boyd è con me. È libero. Base Echo, trasmissione ricevuta, Python 2-5. Ottima notizia. Ok. Ho conquistato tutto? Python 2-5, campo nemico localizzato e neutralizzato. Bene. Ho recuperato tutti. Tutti. A parte gli altri che l'ho lasciato un po' a spasso. Vabbè. Mi mancano poche cose. Fatemi vedere un attimo le sfide, perché... Ok, 4 su 5. 5 su 9. 3 su 4. 4 su 5. 4 su 8. 5 su 8. Beh. Ok, stanno arrivando tutti. Lì c'è un'informazione per noi. Insomma, gli sgoccioli ormai. Pensavo di impiegarci molto di più. Ok. Vediamo la mappa. Oh. Ah, qua c'è un altoparlante. Benissimo, perché lo dobbiamo distruggere. Non ho lasciato niente indietro, vero? No, credo di averlo fatto abbastanza bene. Qua c'è un accendino. Cacchiarola. Ok, andiamo a distruggere l'altoparlante. Distruggiamo l'altoparlante e poi vado a prendere l'accendino. Lo voglio! Trasmissioni. Sappiamo cosa sta succedendo. Sì, come no. Abbiamo sentito le comunicazioni con la vostra base. Incredibile, come no. Perché stanno salendo? Cioè, boh. Oddio. Ok, lì ci dovrebbe essere l'accendino, credo. Sì, qua c'è l'accendino. Qua c'è il villaggio bruciato. Poi dobbiamo passare di qui perché c'è un ponte. Stiamo avvicinando alla fine. Vado a prendere lo zippo. Cerchiamo il cadavere del pilota. Ah, è qui. Non dovevi metterti contro di me. Mi spiace. Eccolo! Madonna, come ha fatto a vedermi dietro un albero? Che beato, cazzo. Li sto odiando, cioè. Porca miseria. Da quella parte lo vedo. Allora, vediamo un attimo la mappa, scusate, devo vedere. Ok, devo andare qui per forza. Devo continuare a controllare anche questa zona, così, ok. Io vado, li lascio fare quello che vogliono. Io mi allontano, non conosco questi gentili signori. Anche quanto quanti missili che lanciano. Io me ne vado, spero che non cadano a terra. Allarme lì. E io direi... Beh, alla fine sti cazzi anche, diciamo così. Falcon 02, ad attacco ultimato, uscita a 3000 piedi. Che mi frega. Che mi frega. Cioè, la torretta è completamente sparita. Non vedo un cazzo. Ok, è fatta. Bellissimo l'attacco aereo. È overpower ovviamente. Mi spazzi via troppo in fretta. Oh merda, guarda guarda Uno. Dai,
Madonna te. Hai avuto quello che ti meritavi. Sto bene. Dobbiamo muoverci. Andiamo. Ma qui non c'è nulla. Ho usato l'attacco aereo per niente. Che merda. Non c'è nulla. Oddio, pure la cappa silenziata, no? Mi inducono in tentazione. Vediamo la mappa. Sicuramente non ho idea, io proseguo di qui però. Lo senti, americano? Guarda. Sta zitta. 7 su 8, ok, mo? Che si fa? Vedete, andiamo a vedere qua. E poi risaliamo le risaie. Vecchia base, fa vedere. Ah, ci ha azzeccato. Sono a secco, coprimi. Non devono fare casino pure qui. Vi prego, no. Guardalo lì. Occhio, vedo il nemico. Aspetta. Piantino. Oh merda. Ulla, ulla, ullellero, ullellero, ullolla. C'è qualcuno. Ma no, non ce la faccio, è meglio avvicinarsi un altro po'. Un pochettino mi devo avvicinare, sennò faccio una figura di merda. Questo... non gli sparo ancora, aspetta. Sta avvicinando uno. Ok, uno sì. Cucù. Cucù. Questo che dice? Ok. Che bene, questo lo prendo alle spalle così. Perché ti chiedete, questo sarebbe quello corazzato. Mettiamo di qui. Ciao, cucciolino. Che volevo che si girasse. E ho ottenuto quello che volevo. Bella mossa! Lo so. Un giorno ti insegnerò a non premere il grilletto. Al primo stronzo che vedi. Ok, qui torniamo giù. Non so se dobbiamo fare altro, eh. Cioè, nel senso, non so se ce n'è altri da uccidere. Sembra che ho liberato tutto. Andiamo più su. Per sicurezza. No, no, è libero, ok. Inizio già a mettere l'esplosivo. C'è un kit qui. Ce l'ho già tanto. Go. Go. Base Echo, Python 2C. Questa contraerea è fuori uso ora. Fatto. Continua così. Supporto aereo in arrivo. Evviva. Python 2-5, bel lavoro con quel cannone. Guarda cosa ci ha mandato la ricognizione aerea. Cosa? Bunker settore est? Fa vedere qua c'è della shit. C'è pure un accendino che è totalmente mancato. Vado a prendere l'accendino. Li voglio tutti!
Anche se tanto non li avrò mai tutti, me ne mancherà uno alla fine sicuramente. Però vabbè. Punto estrazione base, ecco c'è anche. Vediamo. Villaggio sull'altipiano, oh, perfetto, perfetto. Eccolo. Poraccio, 6 su 8. Ok, io direi di un altro accendino qua addirittura. Ecco, questa è la nostra zona di... mi sa che un altro let's play ci scappa, Bunker settore est. E devi andare qua a prendere l'accendino. È più importante. Prendiamo l'accendino. Non so se un altro let's play ci scappa. Dipende da quanto sono veloce adesso a fare queste ultime cose che mancano. Però non voglio allungare il brodo eccessivamente, diciamo. Pirlo. Magari volevi aiuto per ripararlo, eh? Fuck. Là? Indovinate un po'? Porca troia. Perché sei così inutile? Perché siete così inutili? Non posso mica preoccuparmi di due secondi della... a pugni anche. Oddio. Madonna. È mio. Fanculo, continua ad arrivarne, mo. Mogera. Alla testa! Già siete matti! Muori! Là hanno beccato anche me adesso, per forza di cose! E perdo tutte! Tutti i perk, diciamo! Cristo che odio! Perché? Perché lo stronzo ha attraversato la strada quando sto passando un furgone. Lo sto sinistrando nelle vicinanze, ok, con controllo. Ma c'è un'entrata. Muto. Dice? Ok. Mo dove vado? Riesce a incendiare il problema. Madonna! Cioè, io qui mi perdo. Minchia, loro sono ancora in superficie. Cioè, sono ancora in superficie a rompere i coglioni. Grande. Porco Giuda. Aspetta. Fang! Culo! Non so perché non mi ha levato i perk. Olè. Ok, teniamolo sotto tiro! Sta arrivando tutti, no? Ok, da qui si esce. Vacca la merda, levatevi dei... Minchia, oh! Che diavolo... Oh, vedete cosa c'è qua? L'ultimo colonnello questo, quello che mi manca. Andiamoci immediatamente. Oh, merda! Porco il cane schifoso! No! Gesù Maria. Quelli comunque ci sono, perché sti stronzi... Sono dei coglioni, ecco perché... Non peraltro, dei coglioni. Ci sono troppi veicoli, Krishna. Cazzo. Tanto mi sono allontanato, quindi non ho perso la mia posizione.
Vediamo come sono qui. Uno, due. Basta. Continua a sparare. Da. Già scattato l'allarme. Porco il cane. Io spero che questi quando torneranno a casa troveranno le loro madri ancora già gravide. Boh, che palle. Siete degli imbecilli nati. Non sono neanche... Che merda, ecco. Testa di merda. Chissà dov'è il colonnello nord vietnamite. Così si fa! Ma qui arriveranno continuamente perché sono nell'allerta. Non capisco se il colonnello è di sopra, ma vabbè. Oddio. Piano. Qua vedo... Oh, un bel documento, vedo. Stop, io giovano nel Belize. Stop, stop, stop. Minchia, seriamente, ti devo saltare sopra per superarlo. Porco giù, dai il colonnello dove? È di sopra. Quel pezzo di merda. No, almeno ho tirato prima la sua attenzione, poi l'ho ucciso. Vai, vai, vai. Guarda! Lo seccato. Ecco, Python 2-5, comandante nord vietnamita eliminato. Madonna. Sì, ma dov'è il cadavere del colonnello nordvietnamita? Non mi ricordo dove è andato. Ah, eccolo lì. E qui, e qui. Ok, villaggio sull'altipiano. C'è ancora shit attorno. Va? Vabbè, quelli li avevamo già visto però. Questo è il villaggio bruciato. Ok, dobbiamo dirigerci per forza di cose qui. E andiamoci. I colonnelli li abbiamo eliminati, ci manca poca roba ormai. Probabilmente lo finisco in questo stesso let's play. Ok, prigionieri sudvietnamiti, bene. Allora, no, allora, innanzitutto fai così. Tu rimani qui. Com'è che si cambiava Krishna? Che non me lo ricordo. Devo cercare di tenerli più lontano possibile. C'è persino l'allarme ancora, capito? La 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 la. C'è un allarme. Forse riesco a liberarlo senza neanche... farsi, cioè farsi un allarme, roba del genere. Il problema è che non so dov'è, anzi. Quindi è qua. È qua. Sai che è qui. No, non è qui.
Porca. Minchia, sono ben nascosti, eh. Sti vietnamiti. Ok, ci siamo quasi. Aspetta, così questi li becco e poi l'ho fatto. Beh, dove diavolo è lì? Dov'è? Dov'è il prigioniero? No. Ok. Sarà una delle poche capanne intatte, cioè credo. Questa? No, è chiusa. Porca merda. Sarà lì? Bravo, voltati. Cazzo di merda, aspetta un attimo tu. Ok, quasi. È protetto. Olè. Fatto anche questo. Python 2.5, campo nemico neutralizzato. Preparateci delle gran puttane. Credo il comandante stia facendo la pressione. Ok, andiamo a liberare poraccio. Che non ricordo dove diavolo era. Ah, è qui. Ehi, figli di puttana, fatemi sotto. Come dai voi? La mandi? Sei libero. No, svelami ciò che sei. Base, ecco. Python 2.5, prigioniero alleato liberato. Che ti hai non. Dati. Benissimo. Qui è... Ah, pensavo fosse senso unico. No, si torna qui, ok. Arrenditi e salvati. Madonna. Non hai speranze. Ok, 8 su 8. Oh, raga, ho fatto tutto praticamente. Sai che mi mancano gli accendini solamente. Sì, forse mi mancano gli accendini. Fai vedere, diario. 5 su 5, 7 su 7 su 9 la contraerea, 7 su 8 gli accendini, sì. Non so se è lì l'ultima cosa, magari li trovo lì, non lo so, ma vediamo. L'ultima base. Vedete la mappa. Qua... No, se è un costone roccioso, non credo ci sia roba. Ok, vado qua. Facciamoci estrarre. Ma che ti frega? Oh, vedo già una bella torre lì. Direi che sto bene. Andiamo alla torre. To the tower. Se c'è il cavo scendiamo dalla torre. Madonna. Cioè, ah no, anche le M60. Fuck. Sono americane. Ho eliminato una delle contraeree. Aspetta. Oh, Cristo. Cazzo succede? Che cazzo succede alla fine? Cioè alla fine mi becco questo bug di merda, ma stai scherzando? Per favore. Ok ragazzi, riprendiamo da qui. Stupendo perché, cioè, mi è morto uno che ho salvato, mi è morto così, se non so perché, ma va benissimo.
Porco Giuda. Quindi questo è l'accampamento amico, in realtà. Ci sta. Ok, ho capito, io praticamente distruggo, vabbè. L'accampo... aiuto! Bello, beccato da chi cosa? Sono americani che non stanno manco difendendo. Ecco Giuda. Ok, devo andare a distruggere quella stramaledetta contraerea. Porco Giuda. Oh. Pezzo di merda, arrivo. Mo vedi. E dai, orca merda! Cazzo di merda! Tiè. Ok, salutiamo la seconda contraerea. Ok, e mo? Grazie, ora dobbiamo liberare la zona per l'elicottero delle stazioni. Python 2-5, abbiamo dei jet pronti ad attaccare. Sono tutti tuoi, mandali dove possono fare più male. Qualunque cosa ti serva, ci siamo noi. Ok. Per ora... ok, me la sto cavando così. Via. E vaffan. Eccolo là. Vale. Libera. Un altro compito per te, Python 2-5. Ancora. Crediamo che ci siano dei documenti in cima alla base. Alcuni potrebbero avere un valore strategico. Puoi recuperarli prima di andare? Prendiamo questi documenti. Sì. Ho preso tutto quello che potevo. A quanto pare abbiamo compagnia. Lancia razzi. Che dobbiamo fare? Difendi il punto d'estrazione. Andiamo. Python 2-5, Falcon 0-1 tira fuori gli artigli. Ciao. Dove stanno andando? Non posso lanciare l'artiglieria su questi, stanno ancora muovendo. Tieniti pronto e mettiti al riparo. Ciao. Ricevuto. Dai. Vabbè. Merda, non riesco ad alzarmi. Questo perché è a terra? Inutile uomo. Arrivano altri, cacchierò. Falcon 03, sto arrivando. Bersaglio avvisato, colpisco. Non possiamo colpire bersaglio, non è nella zona operativa. Ma scherzi? Ma manco questo non beccato. Falcon 02 all'attacco, pronto a far fuoco. Arriva. Python 2-5, inizio l'attacco. Oh, ha preso un pochettino. Cioè, è ancora vivo quello là. Cioè, va a fuoco. Ma sono matti. C'è un altro figo là in fondo. Ancora. Dio mio. Bella lì, come faccio? No. Oh. Un altro colpo alla testa, fai così. Dammi questo.
Elicotteri nemici in arrivo! Ancora? Oh. Ti prego, molla. Ora sono nostri. Sì, fratello. Oh, Gesù. Devo curarmi, Non sapevo che tanto si andava a difendere. Me lo immaginavo. Merda, là stanno arrivando. Minchia, me lo immaginavo, quella lì esplodeva. Ok, tutto a posto qui. La zona è libera. Oh. Paura. Mi spiace che non ce l'abbiano fatta tutti. Ho sentito che sei un mitragliere. Ci fai vedere cosa sai fare? No. Di merda. Si muove troppo sto schifo di elicottero. Cioè, capito, lui c'ha le mitragliatrici ai fianchi, non è che spara lui, no, devo sparare io. Sei matto? Oh, uno ci. Sì, vabbè. Ma come cavolo faccio a sparare con... Cioè, dovrei sparare da un altro lato. Come faccio a sparare da questo lato? Si muove malissimo. Ubriacone. Dimmi che ci sto portando via. Da questo scoglio puzzolente. Che non è uno scoglio, però vabbè. Madonna, stai scherzando, vero? Madonna, mi sa che è l'ultima... Dribali, fermo! Oh, è l'ultima... Che mi mancava, mi sa. Credo. C'era un... l'altoparlante c'era. Di propaganda. Cambia posto, era... qui, ormai. Ma anche così come fai a sparare? Cioè... Cioè, cos'è il nonno di Heidi alla guida? A pilotare l'elicottero. Bene. Cioè, perché me lo segna salvato quando in realtà era morto? Io non capisco. Ah, l'accendino, mannaggia. Ho un accendino mi mancava, raga. Un dannato accendino. Però ho giocato bene, dai. Ho giocato bene. Cristo, 1%, che odio, che odio. Bene ragazzi, spero vi sia piaciuto, questo era il DLC Ore di Tenebra. Spero vi sia piaciuto, ragazzi miei. Ci vediamo al prossimo DLC, nel frattempo continuiamo a giocare con a Far Cry 3, la storia va completata. Grazie a tutti per aver seguito questa serie, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.